Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Buonasera, buonasera a tutti quanti, insomma ben connessi. Vittorio Lucci, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Allora, anteprima Torino-Roma, post Chelsea-Roma, insomma una settimana che era iniziata male con la sconfitta contro il Napoli, è arrivato questo pareggio buono contro il Chelsea, anche se personalmente insomma ho il molto amaro in bocca, perché era una partita che si poteva assolutamente vincere contro il Chelsea. Chelsea che ha giocato oggi alle 16:30 e ha battuto soffrendo il Watford per 3-2. Io personalmente ho visto la partita e ho visto una squadra, quella di Conte, in grandissima difficoltà, soprattutto nel reparto arretrato. Quindi è un Chelsea che, se dovesse venire così a Roma e con questi problemi, la Roma ha grande chance, una grande chance veramente, di passare il turno e di battere il Chelsea. L'importante è non regalare quei gol che abbiamo appunto regalato, donato nella partita di andata. Ripeto, una bella Roma, insomma, diciamo che prestazioni negative secondo me sono state solamente quelle di Bruno Peres e di Juan Jesus, e gli altri insomma hanno meritato ampiamente la sufficienza, con un bel lotto per Edin Dzeko, che sta dimostrando veramente tutto quello che ci aspettavamo, in questo momento uno degli attaccanti più forti in circolazione, e un 7,5 lo darei anche a un certo Diego Perotti, che a proposito è stato riconvocato anche dalla nazionale argentina, perché come fai, un giocatore del genere insomma è veramente un piccolo campione. Per quanto riguarda invece Torino-Roma, partita secondo me è il primo bivio stagionale della Roma, assolutamente domani non possiamo lasciare i 3 punti, è una partita da vincere e basta, in qualunque modo, giocando male, giocando bene, con un tiro in porta, con 10 tiri in porta. Cioè, bisogna solo portare a casa i 3 punti, perché credo che è l'ultimo treno forse per rimanere agganciati al Napoli, alle squadre che ci sono sopra. Perdere o pareggiare a Torino e ritrovarsi già a 7, 8, 10 punti dalla vetta diventerebbe veramente molto molto difficile poi recuperare. Non sarà facile, non sarà facile, perché il Torino comunque è una buona squadra con buoni giocatori, però io mi auguro che il buon Sinisa Mihalovic giochi come dicono tutti i giornali, cioè con Ljajić, Iago Falke, Niang e Sadik, praticamente con 4 attaccanti, perché questo sarebbe lo schema migliore anche per la Roma. La Roma, se trova una squadra che la lascia giocare, l'abbiamo visto anche contro il Chelsea, può diventare veramente una squadra micidiale. Quindi il Torino è una squadra che subisce molti gol, e la Roma secondo me ha ampie possibilità di portare a casa i 3 punti, ripeto, una partita fondamentale. Tornando a Chelsea-Roma, a me ho letto poi in questo momento di questa inchiesta che sta facendo l'UEFA su presunti cori razzistici nei confronti di Rudiger da parte della curva giallorossa. Io personalmente non li ho sentiti. A me è piaciuto anche molto Pallotta quello che ha detto oggi, ha detto: ma è possibile che per 4 deficienti, perché in fin dei conti veramente non abbiamo sentito questi cori contro Rudiger, che potrebbe esserci qualcuno che abbia detto qualcosa o abbia fatto il famoso ululato, il bu, ma insomma parliamo di 10 persone, 5 persone, cioè non è possibile punire una città, una società per 5 persone. Quindi io mi auguro che l'UEFA non squalifichi la Roma, perché sarebbe insomma pesante giocare contro il Chelsea a porte chiuse, oppure addirittura l'ennesima multa che dovrà poi pagare la società. Ripeto, io non sto parlando da romanista in questo momento, perché se fosse stato vero, se io avessi sentito questi cori, sarei stato il primo a dire no, vanno puniti, ma sinceramente insomma io non ho sentito nulla, assolutamente non ho sentito nulla. Quindi mi auguro che Roma-Chelsea sia una partita da olimpico pieno con 70.000 persone, perché è una partita fondamentale. Domani la formazione insomma dovrebbe essere simile a quella contro il Chelsea, rientrerà Daniele De Rossi al posto di Gonalon, giocherà Florenzi dall'inizio, poi il resto è tutto uguale. Le buone notizie arrivano da Schick, finalmente si è allenato
con il gruppo, molto contento. Su Twitter ha scritto: finalmente mi alleno con la squadra, quindi a breve dovrebbe ritornare a giocare con la Roma, essere un titolare. Anche buono il rientro di De Frel nel gruppo, quindi pianino stiamo recuperando qualche pezzo. Anche Karsdorp dovrebbe addirittura giocare titolare la prossima in casa contro il Crotone mercoledì. Non ci voleva l'infortunio di Manolas, bisognerà cercare di farne a meno per una mesata circa. Io credo che a gennaio la Roma dovrà, gioco forza, comprare un centrale. Si parla tanto di questo Rodrigo Caio, che è un giocatore molto forte, giovane, un difensore brasiliano promettente, quindi mi auguro che la Roma a gennaio possa prendere un difensore centrale, perché lì abbiamo veramente la coperta corta, perché Moreno, abbiamo visto, è un giocatore quasi sempre infortunato, e abbiamo tre giocatori che sono Fazio, Manolas e Juan Jesus purtroppo, ahi noi, dimostra di avere delle lacune mentali, perché ha delle distrazioni tremende, quindi è un giocatore secondo me che può fare il quarto centrale alla Roma, il quarto e il quinto centrale, non può essere un titolare contro il Chelsea. Va preso assolutamente un difensore centrale, e poi possiamo dire che la Roma ha con questo difensore centrale una rosa molto competitiva. Sono curioso di vedere la Roma domani, perché ripeto, sarà una partita fondamentale. Non ci aspettiamo adesso la Roma del Chelsea contro il Chelsea tutte le gare, perché è impossibile. La Roma dovrà affrontare il Torino con calma. Il Torino è una squadra che concede molti spazi, mancherà a Torino Belotti, e non è poco, e sarà una squadra comunque infarcita di ex giocatori che venderanno cara la pelle, però la Roma è più forte e domani deve assolutamente dimostrarlo. Quindi è una Roma che adesso ha quattro partite fondamentali in campionato e in Champions, perché giocherà a Torino, poi ha due partite interne, mercoledì contro il Crotone e sabato contro il Bologna, e poi giocherà martedì contro il Chelsea. Io credo che la Roma, se vuole ancora avere qualche margine per vincere il campionato, per arrivare comunque lì a lottare per lo scudetto e per passare il turno di Champions League, non può far altro che quattro vittorie. Non ci sono proprio storie, perché dopo aver perso con l'Inter e con il Napoli in campionato non possiamo più commettere altri errori. Bisogna vincere a Torino, poi con il Crotone e il Bologna in casa dobbiamo assolutamente vincere, e poi battere il Chelsea, perché a quel punto, battendo il Karabakh in casa, si ha matematicamente la qualificazione, o da primo o da secondo posto. La Roma andrebbe poi a giocare a Madrid contro l'Atletico per lottare per il primo posto del girone, che a questo punto, se batte il Chelsea, andiamocelo a giocare, andiamocelo a prendere, perché il primo posto consentirebbe alla Roma di evitare delle squadre fenomenali nel primo turno, perché se vediamo il turno di Champions, le prime che stanno passando, è da mettersi le mani nei capelli, perché c'è il Real Madrid, c'è il Manchester United, c'è il Barcellona, c'è il Bayern Monaco, c'è il Manchester City. Queste sono le prime di ogni girone, e diventerebbe fondamentale evitarle per prendere una seconda, che comunque sarà una grande squadra, ma non certo di questo blasone. Curiosità domani, ci aspettiamo una bella Roma, una Roma cattiva, vogliosa dei tre punti, ce l'auguriamo veramente, perché adesso serve un po' di continuità a questa squadra. La Roma deve ripartire da un'immagine, secondo me. Il gol di Kolarov, la reazione di Kolarov quando ha fatto il gol contro il Chelsea, quella rabbia che aveva in volto Kolarov sul 2-1, quel gesto di esultanza. La Roma deve ripartire da quel gesto, da quella cattiveria agonistica che ha messo in campo Kolarov in quella gara, perché ha dimostrato comunque un'altra volta di essere un giocatore di alto livello, e da Edin Dzeko, perché insomma il secondo gol di Edin Dzeko mi ha ricordato quello di Gabriel Omar Battistuta contro il Parma. La Roma deve ripartire da questa, deve essere la base, la cattiveria che ha dimostrato contro il Chelsea deve essere la base della Roma, perché se si ha quella personalità e quella voglia di vincere, a quel punto i risultati arriveranno e basta. Non ci piove. Con quella voglia, con quella cattiveria, i risultati arrivano, perché non voglio più vedere la Roma per 60-70 minuti che guarda il Napoli senza aggredire, che li fa giocare. No, voglio vedere una Roma spavalda, cattiva, che va a prendere il pallone come ha fatto contro il Chelsea, con
veramente, come si dice una volta, nel coltello in mezzo ai denti, cioè una Roma che è consapevole di essere una grande squadra e domani a Torino sarà battaglia vera. A noi servono i 3 punti e in qualche modo bisognerà andare a prenderli. A questo punto io direi, con un abbraccio ci stringiamo insomma di fronte a questa Roma, ci stringiamo, l'abbracciamo tutti quanti sperando veramente di vivere una bella gara domani e di vivere poi una bella settimana di vittorie della squadra giallorossa fino a Roma-Chelsea, vincendo anche quella. A questo punto Vittorio Bellucci vi saluta, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e al nostro caro direttore Roberto De Angelis. A questo punto io do la linea allo studio e grazie a tutti per l'ascolto. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.